Amici del Crone, ben ritrovati, seconda giornata del torneo della Corona. Si sfidano Blaue la mia sinistra, Real Madrid la mia destra. Il calcio d'inizio di Salvatore Clemente per il Real Madrid, che schiera oltre all'attaccante anche Sieno, che ora sta portando il pallone, e poi Pomo e Pacifico. La Blaue la recupera subito il pallone. Il lancio promette alla conclusione di Sinistro, che termina al lato di Sullutrone, che insieme a De Luca, Mazzone, Duello e il portiere Cucarano compone la formazione iniziale della Blauela, in completo blu scuro e rosso contro i blu chiaro bianco azzurri del Real Madrid. Pomo appoggia per Clemente, che si gira sulla tre quarti, cerca il piatto destro, conclusione sbilenca. Cucarano per Sullutrone, che subito cerca di prendere campo, lancia De Luca in modo impreciso e Pomo può battere la rimessa laterale in favore di Pacifico. Lo scambio con Clemente, che riceve centralmente, poi non riesce a servire il compagno. Ora la Blauela può impostare con Capitan Mazzone per Sullutrone. Duello intercettato da Pacifico, la palla esce in fallo laterale, la batte Sullutrone per Mazzone, solta per Cucarano, che cede al capitano, scambio con Duello, il fallo laterale in favore del Real Madrid. Pomo poggio un po' incerto però per Sieno. E allora De Luca può battere la rimessa laterale. Mazzone. Durano 50 minuti le partite. Guarda, quando andiamo a cominciare? 2 minuti. Cucarano rischia sulla pressione di Clemente. Cucarano per Duello, che si gira, evita la pressione di Clemente, cerca De Luca, ma Pomo esce bene in anticipo. Allarga per Sieno, fa partire il sinistro e Cucarano non può nulla. Il Real Madrid sblocca la partita quando siamo da poco entrati nel terzo minuto del primo tempo. Real Madrid 1, Blauela 0. Bella la conclusione di Sieno in diagonale, Cucarano probabilmente aveva la visuale ostruita da alcuni compagni di squadra. Il tiro comunque era secco e preciso. Riparte la Blauela alla ricerca del pareggio con Cucarano. Il lancio lungo verso Duello, troppo lungo però. Allora Cervizzi, finora inoperoso, mette in movimento Pomo. Pomo centrale per Clemente, sbaglia la sponda, un po' impreciso in questa prima fase l'attaccante del Real Madrid, ma Pacifico recupera, buon 3 contro 2. Ancora per Sieno, cerca dentro Clemente, non se l'è sentita di battere in porta sull'uscita di Cucarano, che fa ripartire Mazzone. Lo scambio tra i due. Sullutrone per De Luca, cerca di girarsi su Pomo, Duello recupera il pallone, l'appoggia a Sullutrone, che supera la metà campo, cerca il sinistro, contrasto con Clemente, la palla termina in calcio d'angolo in favore della Blauela. Si incarica della battuta Sullutrone, la palla arretrata per Duello, cerca lo scambio, Pacifico chiude bene, Cucarano si frappone tra Clemente e il pallone, ne copre l'uscita, si incarica della rimessa laterale, servito De Luca, non è pressato il numero 8 è la Blauela, cerca il tiro, ancora Clemente a ribattere la conclusione dalla distanza, ed è ancora Sullutrone a battere sull'angolo. Palla morbida, facile però per Cervizzi, che mette in movimento Sieno. Attenzione, rientra male la Blauela, è già 3 contro 2. Sieno serve Clemente, il passaggio di ritorno, la chiusura attenta di Mazzone. Ci sono i primi cambi. Lanni rileva De Luca nella Blauela. Sieno cerca di sfondare a sinistra, fa partire un altro sinistro insidioso, Sullutrone però
lo ribatte, Clemente riceve, scarica bene per Pacifico che salta a duello e il tiro finisce sul palo, vicinissimo al raddoppio Real Madrid con Pacifico, la cui conclusione si è spenta sul montante sinistro. Duello, buono il break, Sieno lo contrasta, duello in possesso sempre del pallone, cerca Lanni che si gira, ma viene fermato da Pacifico, allora è 2 contro 1, Clemente in profondità, bravo Cucarano ad uscire, poi ritorna tra i pali, ci prova Pacifico, ma il tiro viene contrastato e allora Sieno può battere il calcio d'angolo, la palla lunga per Pacifico di testa, Cucarano in volo, evita il raddoppio del Real Madrid, ottima parata del portiere, dal calcio d'angolo va Sieno, la palla arretrata per Pacifico che all'altezza del limite dell'area di rigore non sbaglia e al minuto 6 il parziale è di Real Madrid 2 Blauwella 0. Lanni fa ripartire la contesa, duello, cercava Lanni, Clemente sempre bravo in fase di pressione a intercettare i suggerimenti degli avversari, sull'utrone cerca in mezzo Lanni, Pomo lo contrasta efficacemente, fa tornare indietro Lanni che poi cerca di mettersi in proprio, non sfonda, allora Clemente, attenzione, buona la percussione, va di sola Clemente, si gira, grande movimento, bellissimo anche il tiro sul primo palo di poco a lato, si resta sul 2-0 per il Real Madrid, ma questo è stato un bel lampo di Clemente che dimostra di essere entrato in partita dopo le imprecisioni iniziali. Ancora Clemente in pressione su Mazzone, lo chiude, Mazzone appoggia per duello, duello cerca di saltare proprio Clemente, stavolta il contrasto è falloso e la Blauwella può beneficiare di un calcio di punizione all'altezza della mezzaluna di centrocampo, alla battuta c'è Cucarano, posiziona il pallone, l'arbitro misura la distanza che deve osservare la barriera del Real Madrid composta dal solo Clemente per il momento, per servizi va bene così, gli dà indicazioni sul posizionamento. È tutto pronto, si attende solo il fischio dell'arbitro che arriva adesso, parte Cucarano, il sinistro termina alto, non impensierisce assolutamente il portiere avversario, è il momento del cambio nel Real Madrid, entra Branni, esce Pomo e Cervizzi cede palla proprio al neo entrato, c'è Pacifico ancora, passa per i piedi di Branni, attira la pressione di Lanni e poi apre bene per Pacifico, Clemente riceve, salta Mazzone, prende una storta però l'attaccante avversario, il rimpallo non lo premia e allora la Blauwella li parte, Lanni, Mazzone sulla fascia per duello, salta bene Pacifico, poi ancora Mazzone, c'è poco movimento e allora si torna da Cucarano sulla tre quarti per dare la superiorità in fase di possesso, Lanni scarica bene per Mazzone, duello si libera bene largo a destra, evita il rientro di Pacifico, poi arriva anche il raddoppio di Clemente, inesauribile in pressione come abbiamo notato più volte, Lanni riceve a ridosso del limite dell'area di rigore, fa valere il fisico, va di sinistro, grandissimo gol di Lanni, centravanti vero, si gira in un fazzoletto e trova il sinistro in diagonale che coglie di sorpresa Cervizzi, la cui deviazione non riesce ad evitare che la Blauwella accorci le distanze, al minuto 9 Real Madrid 2 Blauwella 1. L'azione del Real Madrid riparte da dietro, Clemente riceve in fase offensiva, stoppa di petto, lo scarico ottimo per Sieno che prende il fondo, cerca il cross nel mezzo sull'utrone, interrompe l'azione, Sieno si carica la battuta, Branni tutto solo, perdona Cucarano la disattenzione offensiva, c'è duello, duello per Lanni che si gira bene, l'appoggia ancora per duello, cerca ancora l'1-2 con Lanni, Sieno chiude bene, c'è il cambio per la Blauwella, esce Mazzone, entra De Luca,
Duello si incarica della battuta, bravo Pacifico ad anticipare il neo entrato, lo scambio buono con Clemente, Clemente dalla distanza, Cucarano respinge. C'è il fallo di Pacifico su De Luca, che cercava di fermare la ripartenza della Blauella. Cucarano ancora sulla battuta, chiede la distanza, Clemente indietreggia. L'appoggio per Duello. Suggerimento centrale per De Luca, che si gira. Palla sul sinistro, improvviso, Cervizzi fa buona guardia e mette in calcio d'angolo. Blauella sicuramente più viva rispetto alla fase iniziale della partita. Battuta rapida, tiro contrastato di Lanni e ancora calcio d'angolo e ancora De Luca sulla battuta. Lanni riceve, De Luca poi calcia sul primo palo, Cervizzi prima respinge e poi esce bene per evitare l'intervento di Lanni sull'utrone, all'indietro per Cucarano. Cucarano prende campo, il sinistro leggermente deviato da Clemente, Cervizzi non rischia, respinge, fallo laterale De Luca per Lanni che ancora si gira, palla sul sinistro, cerca di entrare in mezzo a due, passa Lanni ma il tiro termina soltanto sull'esterno della rete. Un fattore vero e proprio Lanni per le offensive della Blauella, la sua fisicità, la sua capacità di girarsi nel breve sono davvero funzionali. Intanto Branni per Cervizzi, ancora torna da Branni, Lanni in pressione anche sul portiere, continua il giro palla del Real Madrid, efficace Sieno, prende campo Clemente, prova ad aprire tutto per Pacifico, la sponda di testa verso Sieno che non raccoglie, allora la Blauella si riaffaccia in avanti, Lanni torna saggiamente dietro da sull'utrone, il controllo, scappa sulla fascia, il ritorno di Clemente ritarda l'impostazione della Blauella, Cucarano per Lanni di tacco, attenzione Cucarano è fuori dai pali, Branni non tira, serve Clemente che salta duello, Clemente dentro verso Sieno, ma è bravo Lanni, ripiegamento difensivo, De Luca, bella la palla dentro per sull'utrone che anticipa Cervizzi ma non trova la porta. Partita intensissima, occasioni da una parte e dall'altra, Real Madrid è ancora in vantaggio per 2-1 quando siamo entrati adesso nel 13° minuto della partita. Sieno, l'appoggio facile per Branni, cerca e trova Pacifico contrastato da De Luca, il rimpallo premia Sieno, trova Clemente, ancora Sieno, il raddoppio bucato, Clemente, bella palla per Pacifico, dentro per Sieno che si mangia un gol praticamente già fatto, leggermente più avanti rispetto al pallone e non riesce a trovare la zampata decisiva. Grande occasione questa per il Real Madrid. E la Blauella resta attaccata alla partita. Sull'utrone salta due volte Clemente, poi la palla per De Luca, cerca il sinistro, rimpallato da Pacifico. Palla battuta corta per Lanni, il tiro deviato, palla che comunque sarebbe uscita. Calcio d'angolo per la Blauella. La battuta del solito De Luca, palla lunga per Duello che controlla e calcia a volo. Devia Pacifico e allora Sieno può ripartire, sull'utrone lo contrasta ma non basta, Sieno, palla alta, si resta sul 2-1. Duello per De Luca, l'attacco di Pacifico respinto, Lanni poi cerca la traccia centrale chiusa bene dalla difesa del Real Madrid, poi c'è fallo di Clemente. La Blauella può beneficiare ancora di un calcio di punizione, alla battuta il solito Cucarano all'altezza del centrocampo, chiesta la distanza, l'arbitro la misura, in barriera il solo Clemente, Cucarano sul pallone, l'appoggio è per sull'utrone, il controllo, il sinistro e buca Cervizzi, impreciso il suo intervento, la Blauella pareggia al 15° minuto, siamo sul 2-2 ed effettivamente la partita era apertissima, il Real Madrid ha fallito alcune occasioni veramente ghiotte. A chi posso dare i soldi? Non lo so, parliamo di nuovo.
Sono stagliato io lì come un pombo. Si riparte sul 2-2. È rientrato Pomo nel Real Madrid. È uscito Pacifico. Nel frattempo la Blauella ha recuperato palla e con sull'utrone imbastisce l'azione offensiva. La palla a lungo linea per Lanni, che ha lo spazio per girarsi. L'appoggio verso sull'utrone, il cui sinistro però termina fuori in fallo laterale. Allora Branni, lo scarico per Pomo, Pomo per Sieno. Sieno sulla pressione di Lanni trova ancora Pomo. Al centro per Clemente, che si gira, cerca in profondità Sieno, sull'utrone fa buona guardia. E allora Lanni, attenzione a Lanni, Lanni punta Pomo, Pomo lo ferma e Sieno può far ripartire Real Madrid. Apertura per Clemente, il tocco d'esterno in caduta, intercettato da Mazzone, fallo laterale, Sieno dentro verso Clemente, Cucarano batti e ribatti con Mazzone, palla in calcio d'angolo, l'ha battuta ancora Sieno. Pomo da fuori, il destro masticato. La conclusione non impensierisce Cucarano. Altra occasione favorevole sciupata da Real Madrid. C'è sull'utrone in possesso di palla. Si appoggia a Cucarano. Cucarano trova in mezzo Lanni, bella la sponda di tacco per Mazzone. Il destro fuori misura. Cervizzi. Branni cede a Pomo, che torna dal compagno. E ancora Pomo, che ancora va da Branni. Buono il movimento, la palla per Sieno. Cerca un compagno da servire, temporeggia troppo, guadagna soltanto una rimessa laterale. La palla è lunga per Clemente, cerca di controllarla di petto in modo impreciso. De Luca, palla lunga per Lanni. Cervizzi però sfrutta il rimbalzo a proprio favore, fa sua la palla, fa ripartire Real Madrid. 3 contro 3, Pomo di punta, attenzione alla respinta. Clemente era pronto a intervenire, ma Cucarano si è salvato. E allora Pomo ancora in proiezione offensiva Real Madrid sull'utrone. Ferma l'avanzata del Real Madrid, Clemente sulla palla. Lo scarico per Sieno, evita Mazzone, Clemente 1-2, Sieno il sinistro fintato, poi cerca il tiro di punta, Mazzone anticipa bene ed è calcio d'angolo in favore del Real Madrid. Sulla lunetta del calcio d'angolo va Sieno, la palla dentro, batte e ribatti che risolve Branni, bravo a colpire subito rapidamente, il pallone era rimasto lì al centro dell'area e Branni riporta in vantaggio il Real Madrid 3-2 quando siamo alla fine del 18° minuto del primo tempo. Si riporta in avanti la squadra di Clemente, Pomo e compagni. Attenzione ancora alla pressione di Clemente sul contrasto, rimbalza contro De Luca. Cenno d'intesa tra i due, grande sportività, partita molto corretta nonostante l'equilibrio. Lanni testa i riflessi di Cervizzi, che però respinge a mano aperta in calcio d'angolo, una conclusione non irresistibile. Però ancora Lanni cerca un'altra conclusione, è il solito Clemente, rimpalla la battuta dell'attaccante alla Blauella. Mazzone per Cucarano, sull'utrone ultimo uomo anche più arretrato del portiere. Clemente va in pressione, De Luca tiene in campo la palla. Sieno alla battuta, giustamente Sieno chiede la distanza, l'arbitro deve fischiare per accordare la battuta, si ripete. E ancora Sieno che non aspetta neanche stavolta il fischio. La terza è quella buona. Sieno mette in movimento Branni, che cerca ancora il compagno De Luca, contrasta il passaggio. Poi la palla allargata per Pomo, bello l'1-2 per Sieno. Ancora lascia partire il sinistro come in occasione della prima rete, ma l'esito stavolta è diverso perché la palla termina a lato e Cucarano può ricominciare dalla rimessa dal fondo. Risultato di 3-2, il minuto è il 20°. Cucarano, i ritmi sono leggermente calati rispetto a pochi minuti fa.
Cucarano può andare da Sull'Utrone. Sull'Utrone, passaggio impreciso per Mazzone. C'è il cambio per la Blauela con duello che rileva Sull'Utrone. Dall'altro lato è Pacifico a prendere il posto di Clemente. Nel frattempo Cervizzi lancia per Sieno, duello lo contrasta, ruba il pallone, riparte subito velocissimo, duello il destro, termina a lato. Cervizzi fa ripartire l'azione, cede nelle vicinanze a Pacifico, ancora per il portiere del Real Madrid. Pomo per Sieno, Sieno apre verso Pacifico, De Luca capisce tutto, fa ripartire l'offensiva della Blauela. De Luca, De Luca, bello il taglio di Lanni, ma Pomo, ottimo l'intervento, che fa ripartire Real Madrid. Pacifico a destra, il tiro un po' debole, Cucarano sceglie di non bloccare il pallone, lo respinge coi piedi, regalando una rimessa laterale a Real Madrid. Sulla palla Pacifico, torna dal suo portiere. C'è il movimento di Pomo, ma Mazzone interviene di testa. Allora Branni da Cervizzi, ancora da Branni, che appoggia a Sieno. Sieno, Sieno prende campo, prova a tornare da Branni, che lascia sfilare, poi va di destro, pallone termina a lato. È De Luca che riparte per la Blauela, lo vedete in possesso del pallone, cerca il movimento di un compagno che non c'è, allora allarga da Mazzone, controllo difettoso, Branni recupera la palla senza troppa fatica, si torna da Cervizzi, Pomo, Cervizzi allarga per Pacifico, cerca il cambio di gioco di prima, Lanni però interviene, Sieno cerca di infilare duello in velocità, Sieno si allunga il pallone, spallata di duello, De Luca dalla distanza, fuori. Vai, lo tieni, lo tieni, gioca veloce. Peppe, fatti vedere, sei tu il punto chiave. Ok, ok, bravo, sali con lui, sali con lui. Sieno, bello il movimento di Pacifico, Cucarano esce, la palla esce fuori. E calcio d'angolo per la deviazione del portiere. Ancora Pacifico aveva un'ottima occasione. Ancora Cucarano si è opposto. Ancora Sieno dalla battuta. E ancora si va da Pacifico. Il destro dalla distanza stavolta termina lontano dallo specchio della porta, difeso da Cucarano, che rimette in movimento la Blauela, cedendo nelle vicinanze a duello, che porta palla. Cerca il taglio di Mazzone, che però non arriva, e la palla si spegne sul fondo. Sempre 3-2 quando mancano poco meno di 3 minuti alla fine del primo tempo. È buona, è buona. Pomo riesce a tenere in campo il pallone, cerca il numero su duello, che però è bravo a coprire il pallone che esce. Mazzone cerca l'apertura per De Luca, non male l'idea, meno decisamente l'esecuzione. Sulla battuta della rimessa laterale c'è Branni, lungo linea per Sieno, che però sfila. Se non ce la fai, chiamami in cambio. Duello sulla tre quarti, cerca il movimento incontro di Lanni. Attenzione, perché l'anticipo di Pomo poteva diventare molto pericoloso, con Cucarano così fuori dai pali, lo vedete ancora sulla tre quarti per cercare di dare superiorità in fase di possesso. Attenzione, perché Real Madrid ha recuperato palla. Sieno cede a Pomo, più comodamente torna da Sieno. Sieno infila duello, prende campo, di destro apre per Branni, il controllo, De Luca pressa e ruba palla. Supera Branni, non supera Pomo, ma Lanni è in possesso della palla, ma tu per tu con Cervizzi si lascia ipnotizzare dal portiere, che respinge ancora Lanni contro Branni. La palla arretrata per Mazzone, tiro ribattuto così come quello di De Luca. La Blauela spinge alla ricerca del pareggio. Il parziale è di 3-2 quando sta per concludersi il primo tempo. De Luca
e c'è Branni che devia. Il pallone lo alleggerisce involontariamente in favore di Cervizzi, che fa ripartire l'azione del Real Madrid. E l'arbitro dice che può bastare così. All'intervallo si va con il Real Madrid in vantaggio per 3-2. Riprende la sfida tra il Real Madrid in vantaggio per 3-2 nei confronti della Blauela. Tra poco elencheremo le formazioni. Per la Blauela in porta c'è Cucarano, poi duello Mazzone, De Luca e Sull'Utrone. Nel frattempo Real Madrid riparte con Sieno, cerca Branni, lo trova, Branni finta il destro, va di sinistro, Cucarano respinge. E due dei protagonisti del Real Madrid li abbiamo già elencati, Branni e Sieno, entrambi con la maglia albiceleste. Poi abbiamo Pomo che in questo momento sbaglia il controllo della palla con duello che riparte, duello, salta Pomo, il destro! Gran gol di duello che buca in mezzo alle gambe Cervizzi ed è subito il pareggio della Blauella in apertura di ripresa. Siamo 3-3 con la formazione del Real Madrid completata da Pacifico, l'unico che non avevamo ancora nominato. C'è subito un cambio però in apertura di ripresa con Branni che si accomoda in panchina, Clemente che prende il suo posto. Si riparte dunque, il risultato di parità, attenzione a Sieno, si mette in proprio, ne salta due, si allunga il pallone, Mazzone chiude in fallo laterale. L'arbitro dice che la rimessa è in favore del Real Madrid, Sull'Utrone intercetta il cross, De Luca lo lancia in profondità, Sull'Utrone cerca un sinistro complicato, si coordina male il giocatore della Blauela e allora Real Madrid può ripartire. Sieno scambia con Clemente che si gira bene e poi cade colpendo il pallone col sinistro, chiede il fallo, l'arbitro non lo accorda. Cucarano per Sull'Utrone, per Mazzone che torna dal suo portiere. Palla lunga di Cucarano, Pomo di testa, praticamente un lancio buono per Clemente, cerca il sinistro a volo impreciso e la Blauela è già ripartita con Mazzone, cerca De Luca ma Pacifico chiude, Mazzone tenta di intercettare col tacco ma Clemente vince il rimpallo, va col destro secco, termina però di poco alto e allora Cucarano ancora, palla in mano, fa ripartire Mazzone. L'appoggio per De Luca che apre in favore di Sull'Utrone. Mazzone ancora per Sull'Utrone, ancora per Mazzone, bene per De Luca che cerca nuovamente il capitano. Real Madrid si chiude bene però e riparte Clemente, Clemente va a destra, il destro deviato, Cucarano lo respinge in fallo laterale. Clemente l'appoggio per Sieno, ancora per Clemente sulla linea di fondo, non c'è nessuno al centro, Mazzone lo contrasta, la palla carambola per Pomo, ma Cucarano è bravo a individuare la traiettoria della palla e metterla in calcio d'angolo. Sieno dalla bandierina sul disimpegno di Sull'Utrone, gli ritorna il pallone, Sieno è bravo a girarsi, Sull'Utrone torna bene su di lui, la Blauela non vince i palli, Sieno è caparbio, il suo diagonale termina di pochissimo a lato, risultato che resta sul 3-3. Sull'Utrone per Mazzone, torna indietro sulla pressione di Clemente. Sull'Utrone l'appoggio per duello, sbagliato il passaggio di ritorno per Sull'Utrone, duello non molla e recupera il pallone, contrasto regolare di Clemente, Sieno da buona posizione, la palla ancora per Clemente, duello in chiusura, non lo fa girare, mette il pallone in fallo laterale. Ovviamente il risultato in equilibrio aumenta l'intensità. Ci prova Cervizzi dalla distanza, palla decisamente a lato, c'è un cambio per la Blauela, esce De Luca, entra Lanni al suo posto. Mazzone messo in movimento da Cucarano, subito verso Lanni, scontro da tra titani con Pomo. Cucarano
per duello. Si propone in profondità sull'utrone, ma Clemente è bravo a intercettare. Prova a cedere il pallone a Sieno, debole il tocco. E allora Cucarano ritorna in possesso del pallone. L'appoggio per duello, ancora il portiere, quindi Capitan Mazzone che porta la palla. Clemente evita il suggerimento verso sull'utrone. Mazzone torna dal portiere, Cucarano in possesso di palla. L'apertura in favore di sull'utrone. Controlla, cerca il numero, Clemente lo ferma, ma è solo. Cerca comunque di far salire la squadra. Lanni lo insegue, non lo prende, Clemente mette al centro, non trova nessun compagno. Sieno non permette a sull'utrone di ripartire, Pomo ritrova Sieno, Sieno carica il sinistro! Che parte ma termina al lato di poco. Duello. Rimpallo che premia Mazzone, ma il destro è impreciso. Tra le proteste del Real Madrid per un presunto tocco di mano. Attenzione a Sieno, cerca la traccia in profondità per Pacifico, non lo trova, riparte Lanni, Pomo a contrasto, vince ancora una volta Pomo, oggi insuperabile, porta la palla, salta Mazzone ma non sull'utrone che chiude in fallo laterale, si resta sul 3-3. Il minuto è appena cominciato, il settimo di questa ripresa, situazione di totale equilibrio, dunque dopo questi primi 31 minuti e spiccioli. Sieno sulla tre quarti, cerca il movimento di un compagno. La palla lunga per Pacifico, che di testa scheggia l'incrocio dei pali, vicinissimi al vantaggio gli uomini del Real Madrid. Bella la palla di Sieno, bello anche il colpo di testa di Pacifico. La Blauela tenta di impostare, Mazzone per sull'utrone, la palla è lunga e Cervizzi può ripartire dal fondo. C'è il cambio per il Real Madrid, ma anche per la Blauela. Nel Real esce Pomo ed entra Branni. Nella Blauela rientra De Luca ed è uscito sull'utrone Branni. Controlla il pallone sulla linea di fallo laterale, trova bene centralmente Clemente che si gira, lo scarico per Pacifico, Pacifico ancora per Branni, Branni per Sieno, il sinistro a volo, debole e impreciso. La Blauela riparte con duello. Cucarano per duello, duello supera la metà campo, fa partire il destro, fuori e non di poco. Ed ecco Branni per Sieno, Sieno vede bene in profondità Clemente di punta, Cucarano si oppone, Lanni spazza tutto, evita guai peggiori, il calcio d'angolo, alla battuta c'è Clemente, Clemente Persieno che riceve bene in aria, cerca il colpo di tacco, la finezza che per poco non si trasformava in uno splendido e pesantissimo gol, vista la situazione di parità che imperversa in questa partita assolutamente aperta a ogni esito. Mazzone nel frattempo per il capovolgimento di fronte lungolinea per De Luca si porta la palla fuori. Rimessa laterale per il Real Madrid, battuta da Branni in favore di Sieno che prende campo, cerca lo sprint su Lanni che però rincula bene, quindi poi la palla bella dentro per Clemente, in scivolata, Cucarano però in uscita gli chiude lo specchio della porta, devia il pallone in calcio d'angolo, alla battuta c'è Sieno con il suo sinistro. La palla è tesa dentro e Cucarano la toglie dalla disponibilità di Clemente che probabilmente l'avrebbe insaccata. Clemente dal fondo, la palla dentro, duello intercetta, fa ripartire la Blauela in contropiede, duello, ancora raddoppio su di lui, lo scarico per Mazzone, Mazzone l'apertura verso De Luca, il controllo, non riesce a tenere il pallone in campo e allora ancora rimessa laterale,
Cervizzi scambia con Branni che torna. Anzi no, non torna al portiere, serve Sieno, Clemente, contropiede improvviso, Pacifico, Cucarano esce, devia il tiro. Per l'arbitro la palla non è uscita, Branni, Clemente, per Sieno il sinistro e Cucarano respinge benissimo. Pressione massima del Real Madrid che in questo momento alla ricerca del vantaggio. Sieno ancora con il sinistro e stavolta termina decisamente più alto. Siamo al decimo minuto della ripresa, appena concluso. Ci sono dei cambi. Esce Duello, rientra sull'utrone. Cucarano, palla lunga verso Lanni, troppo comoda per Cervizzi, che la fa sua e mette in movimento Branni. Branni cerca un pericolosissimo passaggio in orizzontale che viene intercettato da Lanni. Pacifico per Cervizzi, Cervizzi per Branni, anzi scusate Sieno stavolta va da Branni. Branni, palla in profondità verso Clemente, bello l'aggancio di petto, bellissima la girata a volo che si spegne a pochi centimetri dal palo alla destra di Cucarano, che fa ripartire subito la Blauela. La palla è ancora lunga per Lanni e Pacifico chiude in fallo laterale. De Luca la mette a terra, la batte, Lanni si gira, Mazzone a tu per tu con Cervizzi, tira alto. Il Real Madrid torna subito all'altro lato, Sieno, grande azione in velocità, Clemente contro Cucarano e ancora il portiere la Blauela li tiene in vita, la parità perdura sul campo C del Real Poggio. Branni, la battuta di destro colpisce la schiena di Mazzone, il disimpegno di Lanni va in fallo laterale, Pacifico batte in favore di Sieno che si porta la palla sul sinistro, lo lascia partire di poco al lato. Chiama il cambio Mazzone, entra a Duello. Cambio anche nel Real Madrid, fuori Pacifico, dentro Pomo. Duello centrale per De Luca, che però colpisce Lanni, ci è sembrato. Per l'arbitro però no, il tocco è della difesa. In realtà l'impressione che abbiamo avuto era quella che avesse colpito Lanni. In ogni caso, sull'utrone alla battuta della rimessa. Palla a Lanni, il sinistro ribattuto da Pomo, ancora rimessa laterale. Sull'utrone all'indietro per Duello, ultimo uomo. Evita la pressione di Clemente. E calcia contro Sieno. Se la cava bene Duello in una situazione di difficoltà oggettiva. Batte sempre sull'utrone. Palla a Duello. Duello aspetta la pressione di Clemente, prova a superarlo in velocità. Non la migliore delle idee, perché il rimpallo premia Real Madrid. La battuta di Clemente, la chiusura di De Luca, con Pomo che si accontenta della rimessa laterale. La battuta in favore di Cervizzi, che va ancora da Pomo. Chiude Lanni in fallo laterale. C'è il cambio per il Real Madrid, che però ha già effettuato la sostituzione in questo slot. Allora si riparte, Clemente accelera, vince il rimpallo con Duello. Sull'utrone di calcia contro, la palla termina rimessa dal fondo. Il 14° minuto e agli sgoccioli. Il risultato è sempre di 3-3 quando Cucarano rinvia il pallone verso Lanni, che la prolunga ma non trova nessuno. Cervizzi mette subito in movimento Branni, controlla il pallone, l'apertura a sinistra per Sieno, finta di calciare ancora e poi calcia, ma sull'utrone respinge la conclusione e allora Duello può ripartire. 2 contro 2, Duello cerca di infilare Branni, Duello, Cervizzi si oppone con i piedi, palla a De Luca e ancora Cervizzi alza in angolo stavolta. E dopo una pressione molto importante del Real Madrid,
La Blauela crea due pericoli molto concreti per riportarsi avanti. De Luca all'indietro per Cucarano, il sinistro termina alto sopra la porta di Cervizzi, che rimette subito in movimento Sieno. La palla in profondità per Clemente, sull'utrone chiude, la palla torna da Sieno, Lanni gli frana addosso. C'è calcio di punizione comandato dall'arbitro. Il direttore di gara indica l'esatto punto in cui bisogna riprendere. Sulla battuta c'è Pomo. Cucarano dà indicazioni alla barriera. Tutto pronto alla battuta di Pomo, che va con il destro, la palla però termina alta. Sull'utrone perde il contrasto Clemente, salta duello Clemente d'esterno, solo esterno della rete, e il risultato resta di parità. Duello, palla a Cucarano, torna da duello, quindi De Luca dalla distanza cerca il sinistro, termina alto. Cervizzi a Pomo, Pomo a Branni, chiude De Luca e Pomo spazza saggiamente in fallo laterale. C'è un cambio nel Real Madrid, esce Branni, entra Salvatore Clemente, Cucarano si incarica della battuta della rimessa. Duello evita la pressione di Clemente, parte, salta anche Pomo, duello il controllo e Pomo ritorna bene e chiude. Attenzione, contrasto duro di Clemente ai danni di Lanni. Per l'arbitro non c'è regolarità, si riparte subito. Clemente allarga per Sieno, Sieno dentro e sull'utrone evita che il pallone arrivi sui piedi di Pacifico. Si attende per sincerarsi le condizioni di Lanni, colpito duro. Zoppica ma rientra. Intervento giudicato non falloso da parte dell'arbitro. Sieno batte dentro per Clemente, che riceve bene ma controlla male, e allora De Luca prova a involarsi ma Clemente risponde bene. Clemente indietreggia sulla distanza chiesta da De Luca, che batte in favore di Lanni, che fa valere il fisico con Pomo. Che duello, stavolta lo vince Lanni, il sinistro termina a lato. La parità non si rompe ancora. E allora Real Madrid si riaffaccia in avanti. Sieno cerca di infilare duello, che lo chiude in modo regolare a giudizio dell'arbitro. Sull'utrone torna da Cucarano. Duello. De Luca riceve bene al centro, parte il destro alto. Pomo. Clemente apre per Pacifico, buono il controllo, buono il rientro, Pacifico sbaglia clamorosamente a tu per tu con Cucarano, lo grazia e calcia al lato, e subito la Blauela riparte con De Luca sull'out di sinistra, doppia chiusura di Pacifico e Clemente, non c'è fallo neanche stavolta, Clemente di punta, Cucarano devia in calcio d'angolo. Sieno dentro per Pacifico, che non arriva sul pallone, ancora rimessa per la Blauela, batte sull'utrone. Più ci si avvicina alla fine, più l'esito della partita diventa incerto. Lanni apre per De Luca, De Luca contro Pacifico, De Luca lo punta, cerca il destro, Pacifico lo chiude, è rimessa laterale in favore della Blauela. Sulla palla il solito sull'utrone.
che cede all'indietro per Cucarano, a sua volta per Duello, largo a sinistra. Duello cerca il destro, Cervizzi lo respinge in calcio d'angolo, non rischia la presa. Dalla bandierina ci va De Luca, dentro per l'anno, il controllo, il sinistro e grande opportunità fallita anche dalla Blauela. Il 3-3 fa da padrone in questa partita quando mancano poco più di 5 minuti al fischio finale. C'è Sieno che avanza, salta l'anno in velocità, va sul sinistro, il tiro deviato da Sull'Utrone in calcio d'angolo. Sieno alla battuta, chiede distanza, Sull'Utrone si allontana, l'arbitro fischia. La palla è per Clemente che però non batte di prima e allora Lanni prova a ripartire. Pomo a contrasto con Lanni, solito duello di fisico e stavolta il raddoppio è falloso e la Blauela conquista un calcio di punizione, batte Sull'Utrone. La palla è per Lanni ma il gioco è fermo perché l'arbitro ha estratto un cartellino giallo all'indirizzo di Pomo. Troppo veementi le proteste del difensore del Real Madrid, a giudizio del direttore di gara che lo sanziona con il cartellino giallo. Si attende dunque il fischio dell'arbitro per riprendere. Il direttore di gara si annota il nome di Pomo sul taccuino. Alla battuta c'è il solito Cucarano, l'arbitro fischia, Cucarano, palla lunga verso Lanni, imprecisa, Cervizzi blocca e mette in movimento Sieno che c'è un po' di spazio, cerca lo scambio con Clemente che si chiude, uscita di Cucarano e c'è il gol di Clemente, l'arbitro saggiamente fa continuare il gioco e Clemente approfitta della porta sguarnita per segnare il gol del 4-3 quando mancano poco meno di 4 minuti al termine della partita intensissima. Il Real Madrid mette la freccia e ora dovrà difendere il vantaggio. Lanni, l'appoggio per De Luca, cerca il sinistro, Clemente glielo ribatte. Duello evita che il pallone esca in fallo laterale. Prova a ripartire la Blauela. Ancora Clemente. Mette la palla e rimessa dal fondo. Il tempo, Tempo di cosa? Mi che stai avanti. Sull'Utrone. Clemente lo contrasta, Sull'Utrone si fa spazio nella marcatura di Pomo, trova bene De Luca, uno contro uno con Pacifico, va sul sinistro, tenta il sinistro, Pacifico glielo ribatte in fallo laterale, l'arbitro ferma il gioco, Clemente è rimasto a terra, c'è da capire la condizione dell'attaccante del Real Madrid che gattona verso l'uscita, non riesce a proseguire, entra Branni al suo posto. De Luca batte la rimessa laterale in favore di Cucarano in posizione molto avanzata, fa valere il fisico con Pacifico che gli mette la palla quasi in fallo laterale, poi il gioco da terra di Pacifico per l'arbitro, l'ultimo tocco è di Cucarano, il gioco da terra di Pacifico è ritenuto regolare e allora il Real Madrid può ripartire da dietro con la rimessa laterale affidata a Cervizzi che poi cede il pallone a Sieno che prende subito la fascia, va in velocità, supera tutti, Sieno il sinistro termina alto, il Real Madrid non chiude la partita, Cucarano fa ripartire la Blauela cedendo il pallone a Sull'Utrone il quale la porta un po' avanti, poi la scarica su Duello sull'altra fascia, Duello la porta, cerca il destro, Cervizzi si oppone coi piedi e difende il vantaggio del Real Madrid, Cucarano si affaccia in avanti senza curarsi alla porta sguarnita, De Luca resta ultimo uomo e viene servito, lo stop di petto, il tiro a volo di destro, impreciso, la palla termina fuori. Cervizzi può ripartire dalla rimessa dal fondo, appoggia il pallone a Sieno che vede il movimento di Pacifico, servito alla perfezione, Pacifico controlla il pallonetto e Cucarano salva tutto evitando anche il corner e poi mette subito palla a terra, riparte in avanti, supera la metà campo, tenta il sinistro, debole velleitario, chiede un tocco che però per l'arbitro non c'è e allora si riparte alla rimessa al fondo di Cervizzi, senza perdere tempo cede a Sieno, Sieno che rientra, cerca la traccia centrale, prende tutto il campo, nessuno lo ferma, Pacifico
E ancora Cucarano tiene in vita la Blauela. Sull'utrone spazza, si riparte dalla rimessa laterale in favore del Real Madrid. Si incarica della battuta Sieno, l'appoggio per Branni che si gira, Branni contrastato da duello, Branni ancora guadagna il fondo, è come se andasse a cercare la bandierina, però non riesce a tenere il pallone in campo. E allora, mentre Branni è fermo all'esterno del campo, Cucarano cerca di dare una doppia superiorità numerica, sull'utrone però non ne ha più, sale però duello a cercare l'azione offensiva, Sieno ferma tutto, la porta è vuota, Sieno, Cucarano interviene in scivolata alla disperata facendo fallo su Sieno, l'arbitro lo ammonisce e dunque si riparte dal calcio di punizione in favore del Real Madrid, che potrebbe essere questa l'ultima azione di una partita quanto mai equilibrata, che però i blu e albiceleste hanno meritato di vincere. Sul punto di battuta c'è Sieno, l'arbitro ora misurerà la distanza che dovrà essere osservata dalla barriera al momento composta da sull'utrone e duello. Anche Branni non ce la fa per gli ultimi secondi, entra Clemente che non sembra conciato meglio. Sieno pronto a battere. Va Sieno di sinistro, palo esterno. Ma Real Madrid resta comunque in avanti, c'è forse il tempo per un'ultima offensiva. De Luca prende tutta la fascia, fa tutto da solo il destro e Cervizzi devia in calcio d'angolo. Ma chi tu è? De Luca cerca di battere subito, Cervizzi copre il primo palo e ancora calcio d'angolo. Pacifico si mette avanti per ritardare la battuta del corner. L'arbitro fa rispettare la distanza. De Luca, la palla è lunga verso duello, il controllo, il destro a volo di duello, termina al lato e allora l'arbitro dice che può bastare così. Al 50esimo il Real Madrid vince la partita sul punteggio di 4-3 contro la Blauela.